C'è l'ok della regione, quest'anno i saldi in Sicilia partiranno in anticipo il 2 gennaio. Si è insediata all'interno dell'ospedale dei bambini di Palermo l'ambasciata della vita. Alla chiesa di San Mamiliano a Palermo il suggestivo presepe realizzato con i personaggi realizzati da Angela Tripi. Buonasera, prima edizione di Media News, oggi è lunedì 24 dicembre. C'è l'ok della regione, quest'anno i saldi in Sicilia partiranno in anticipo, cioè il 2 gennaio. Il via agli sconti invernali era stato fissato originariamente per sabato 5. L'assessore Turano ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori. Quest'anno partiranno in anticipo i saldi invernali in tutta la Sicilia. La campagna delle svendite di fine stagione avrà inizio infatti il 2 gennaio anziché il 5. È quanto è stato deciso al termine di una riunione che si è svolta all'assessorato regionale alle attività produttive. L'assessore Girolamo Turano ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori ADOC, Adiconsum, Movimento Difesa dei Cittadini, Assutenti, Sicilia Consumatori, Cittadinanza Attiva, Lega Consumatori, Associazioni Consumatori, Consumatori siciliani, Movimento Consumatori, che avevano scritto protestando per non essere stati interpellati alla prima riunione del 14 novembre. A queste si è aggiunta in corsa anche Feder Consumatori Sicilia, rappresentata da Alfio La Rosa. I dati Istat, dicono le associazioni, ci rappresentano la difficoltà economica delle famiglie e il periodo dei saldi diviene l'occasione per soddisfare, almeno in parte, i fabbisogni personali di numerose famiglie siciliane che vivono una condizione di povertà preoccupante. Tra le fasce più deboli ci sono gli anziani poco avvezzi ad utilizzare il web e quindi incapaci di ricorrere alle offerte che il commercio online comunque garantisce. Per questo motivo abbiamo chiesto l'anticipo dei saldi e proponiamo la liberalizzazione delle vendite promozionali in Sicilia, prevedendo però misure per tutelare i consumatori rispetto ai possibili raggiri. Rinviare i saldi ulteriormente, ha aggiunto Gigi Ciotta, presidente di ADOC Sicilia, avrebbe svuotato ulteriormente le tasche dei consumatori in un periodo in cui, dopo il Black Friday, i prezzi sono di nuovo aumentati. ADOC Sicilia stima per la prossima stagione dei saldi invernali una spesa media di 200 euro a famiglia, in linea con il budget dello scorso anno. Tutto dipende anche dalle occasioni e dalle offerte che ci saranno nei negozi siciliani. Siamo stati i primi a chiedere l'anticipo, ha detto invece Giovanni Felice, coordinatore regionale di Confimprese, perché l'anno scorso, come due anni fa, i saldi sono cominciati il 6 gennaio e abbiamo notato che dal 2 al 6 i negozi rimanevano vuoti. Finita l'euforia dello shopping natalizio, infatti, le vendite facevano un tonfo. Le vie dei diritti. La CGIL Palermo, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, ha avviato l'intitolazione di 19 strade del quartiere di Bonaggia a sindacalisti, capileghe e dirigenti del movimento contadino uccisi dalla mafia negli anni dell'offensiva nei confronti delle camere del lavoro. La prima è stata l'intitolazione della strada che da Largo Camosce è diventata via Giuseppe Puntarello in memoria del segretario della Camera del Lavoro di Ventimiglia di Sicilia, ucciso all'età di 53 anni il 4 dicembre del 1945. Il nostro progetto, che è il calendario della memoria, per onorare e ricordare anche nella toponomastica i dirigenti sindacali caduti dal secondo dopoguerra fino agli anni 50, per dare giustizia e dignità a uomini e donne che hanno contrastato e combattuto la mafia a partire dalle lotte dei contadini che richiedevano giustizia, lavoro, libertà, con l'occupazione delle terre. Sono stati tantissimi, troppi i dirigenti sindacali uccisi. Noi abbiamo chiesto al sindaco di Palermo qualche tempo fa di intitolare le strade ai nostri dirigenti in modo che ci fosse non soltanto il ricordo ma anche la memoria di un movimento che a mani nude ha affrontato il sistema mafioso, il nuovo blocco sociale che si formava nella nostra regione e si sono scontrati con i mafiosi che li hanno trucidati. Questi lavoratori non hanno avuto giustizia dal punto di vista della magistratura perché sono tutti, nessuno dei mandanti, degli esecutori è stato mai arrestato e incarcerato. Oggi è una giornata
molto importante per il movimento sindacale nazionale, siciliano e palermitano, perché anche se non c'è una verità giudiziaria, c'è una verità sociale, quindi la città riconosce i propri martiri e la società li riconosce in una città come Palermo, città aperta in cui hanno luogo anche coloro i quali hanno lottato la mafia e hanno avuto dei grandi risultati. Questi lavoratori, queste persone, queste donne, questi uomini lottavano per la libertà, per la dignità, per un lavoro onesto, per un lavoro ben retribuito. Quindi noi non siamo soltanto per la memoria, che è fondamentale, ma vogliamo continuare a mettere al centro il tema del lavoro. Il lavoro che non c'è e quello che c'è molto spesso è sfruttato e le condizioni sono estremamente molto difficoltose per le persone. Ecco, a questo valore, oltre alla memoria, mettere al centro il valore del lavoro nella nostra città. La situazione adesso è ancora più drammatica come allora, non alle stesse condizioni dove mancavano anche il pane e la pasta. Le condizioni sono oggettivamente diverse, ma le condizioni di precarietà, le condizioni di lavoro nero, le condizioni di sfruttamento sono ancora come quelle di allora. E allora noi vogliamo fare memoria, ricordo, ma anche mettere al centro un movimento che abbia al centro il lavoro e il lavoro di qualità, il lavoro nei diritti sindacali, il lavoro che dia libertà e che alle persone permette di vivere con tranquillità nella propria città. Non solo mio nonno, ma tanti sindacalisti di quel periodo sono stati uccisi proprio per affermare quei principi di democrazia e di tutela di libertà che a quei tempi mancavano. Quindi è una bella occasione e che soprattutto in questa fase politica attuale, in cui purtroppo rigurgiti di nazionalismo affiorano da più parti, e che quelle tutele e quei diritti che i nostri eroi, i nostri uomini eroi, loro malgrado, hanno sacrificato la loro vita, oggi sono molto compromessi. Si è insediata all'interno dell'ospedale dei bambini di Palermo l'ambasciata della vita. L'iniziativa è stata sviluppata dal Parlamento internazionale della legalità. Non potevamo non abbracciare tutti i bambini della sofferenza, della speranza e della gioia in questa cappella, in questo secondo piano dell'ospedale dei bambini, dove veniamo a cantare la vita. E la cantiamo accanto ai ragazzi del Parlamento della legalità multietnico, a tanta gente che crede in una cultura di bellezza e di speranza intorno a questo Gesù che è sull'altare, perché dove c'è il dolore c'è la fede, dove c'è la fede c'è l'amore, dove c'è l'amore c'è l'accoglienza. Quindi noi stiamo dando il meglio di noi e stiamo andando proprio nei luoghi singolari. Anche all'ospedale Borgo Trento di Verona abbiamo insediato l'ambasciata dell'amore, e quindi a Palermo con l'ambasciata della vita all'ospedale dei bambini basta semplicemente questo per dire da quale parte stiamo. Oggi consegnerete anche una targa. Non solo consegniamo una targa, ma in questa cappella noi canteremo la vita, e per noi giovani del Parlamento della legalità internazionale è multietnico, diventa un presidio di preghiera, di ascolto e di condivisione, perché tutto quello che possiamo fare insieme a Padre Pierre noi lo faremo nel silenzio della preghiera, ma anche nell'azione quotidiana. Siamo qui dunque perché l'ha voluto di cuore davvero il professore Nicolò, che mi ha chiamato a far parte di questo gruppo, e mi piace molto perché lì c'è la vita, c'è la gioia, il cuore. Un posto di sofferenza. Sì, molta sofferenza qui dentro. Qui ci sono bambini, madri che soffrono moltissimo. Essere qui come cappellano è una cosa veramente bella per aiutare i genitori a affrontare la vita, affrontare il dolore con più serenità. Oggi però è un giorno allegro. Molto allegro, perché la Madonna che ci copre le sue veli, che è la Madonna che ci accanto, che prega per noi. Lei che ha sofferto moltissimo la morte di suo figlio, lei che ha conosciuto la sofferenza, lei è più grande di tutti, essere accanto alle mamme, dunque una cosa formidabile. Noi siamo protettrici della Madonna Maria Stella del Mattino, per cui noi ci affidiamo tanto alla Madonna, siamo mariani, e oggi qui, dopo tutte le ambasciate che stiamo seminando in tutta l'Italia, oggi l'ambasciata della vita la doniamo qui all'ospedale dei bambini di Palermo, e siamo grati di questo gesto che il nostro carissimo parroco ci ha donato.
Catania l'eccellenza europea nella chirurgia maxillofacciale con il dottore Maurizio Franco, medico chirurgo di Treviso. La chirurgia maxillofacciale è una branca della medicina che si interessa di un particolare distretto del corpo umano, la faccia, che va da dove si appoggia la coppola a dove ci si annoda la cravatta. E tutte queste strutture anatomiche di tessuti molli e di ossa sono competenza del chirurgo maxillofacciale, il quale può trovarsi di fronte ad una serie di patologie, anomalie, che possono essere di tipo malformativo, mi riferisco ai bambini che nascono con le labioschisi, le palatoschisi, di tipo traumatologico, le fratture del distretto facciale da incidenti della strada, incidenti sportivi, di tipo tumorale, patologie che riguardano il cavo orale e la faccia in genere, i tessuti che quindi la compongono, patologie di tipo legate ai denti, quindi di tipo odontoiatrico, le cisti dei mascellari, le sinusiti, le patologie delle ghiandole salivari maggiori o minori. Tutto questo, che non è chirurgia estetica della faccia, ma che è trattamento di patologie vere, appartiene a questo campo della medicina che va affrontato ovviamente da medici specialisti che per diventare tali, dopo la laurea in medicina, frequentano una scuola di specializzazione che dura 5 anni. Un altro argomento importante su cui vogliamo puntare in clinica Dendo è la prevenzione dei tumori del cavo orale e il trattamento delle malattie del cavo orale che spesso non trovano una soluzione adeguata presso il mondo odontoiatrico, dei medici di famiglia o dermatologi, perché particolarmente specifici e quindi con la necessità di essere inquadrati e trattati in un determinato modo. Nell'ambito delle manifestazioni di Tricolore Vivo, l'Associazione Genitori Sicilia ha donato una bandiera italiana al sindaco di Palermo. Un modo per rinsaldare il legame verso il tricolore, ma anche un riconoscimento verso il sindaco della città, capitale italiana della cultura 2018, ha affermato Sebastiano Maggio, presidente regionale dell'Associazione Genitori Onlus. Noi riconosciamo al sindaco della città di Palermo una grande attenzione, soprattutto considerato che quest'anno Palermo è capitale italiana della cultura, riconoscimento molto importante. Noi abbiamo avuto modo di vedere che la città è cresciuta, c'è stato questo comportamento importante, cioè dire un'attenzione a livello internazionale. Sono arrivati nel nostro territorio migliaia e migliaia di turisti per ammirare le bellezze della nostra città. Perché abbiamo donato questo tricolore al sindaco della città di Palermo? Perché il sindaco è sempre stato vicino al concorso nazionale Tricolore Vivo, perché questa attività è inserita nell'ambito del Tricolore Vivo, che per noi è elemento molto importante. Noi viviamo questo momento importante della scuola, della famiglia, della società e che soprattutto ci consente di portare avanti una serie di iniziative che hanno come obiettivo il rispetto, l'amore e la dedizione ai simboli della nostra nazione. Il tricolore rappresenta uno di questi simboli importanti. La vostra associazione è prevalentemente presente nelle scuole, appunto. Esatto, noi operiamo nella scuola, però come ho detto poc'anzi, la scuola è non solo scuola, l'associazione si occupa di scuola, famiglia e società.
perché noi abbiamo tutto l'interesse, soprattutto anche per il fatto che oggi come oggi le problematiche che attraversano tutta la nostra società italiana è un po' complessa e delicata, per cui ci rivolgiamo a questo momento importante, che è quello di cercare di portare avanti una serie di iniziative che si possa ristabilire questo patto educativo. Inaugurata a Palermo, alla Biblioteca regionale, la mostra sul cardinale Salvatore Pappalardo. La cerimonia è stata presieduta dall'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice. Ecco qua. Su richiesta della diocesi di Palermo abbiamo organizzato questa piccola mostra sul centenario della nascita di Pappalardo. Oggi quest'anno ricadono i 100 anni dalla nascita. Abbiamo lavorato con l'arcidiocesi, il quale ci ha fornito dei materiali che abbiamo unito al materiale che già possiamo noi e alcune foto che provengono dall'archivio dell'ora. Sopra si potrà vedere, abbiamo fatto un allestimento che è particolarmente particolare, in cui c'è anche la tonaca del cardinale, alcune foto e altri oggetti suoi. La Biblioteca regionale è sempre aperta a tanti eventi negli ultimi anni. Sì, abbiamo cercato di considerare la biblioteca non solo come un luogo di conservazione dei libri, ma come un luogo di cultura, quindi di aggregazione culturale, organizzando una serie di eventi che si seguono nel corso dell'anno. Beh, per me che vivevo in periferia, il cardinale già come figura si imponeva, ma a maggior ragione per me che provengo da una piccola diocesi era già una figura quasi irraggiungibile, che poi ho avuto modo di incontrare ripetutamente, prima come seminarista, ricordo l'ordinazione del mio vescovo Monsignor Malandrino, lo consacrò lui a Modica, e ricordo questa figura così direi di riferimento, almeno l'impressione che io mi porto è un punto di riferimento, una pietra angolare, e penso che questa immagine, a maggior ragione qui a Palermo, del cardinale possa essere altamente descrittiva, perché fu un punto di riferimento non solo per la comunità cristiana ma per la città stessa, con quella poi sua capacità di approccio umano che aveva, che riusciva realmente ad abbracciare tutti, a farsi interpellare da tutti. Quella immagine di Brancaccio durante la presenza del Santo Padre a Piazza Anita, in modo particolare, con quella ostensione direi di partecipazione dei palermitani in quel quartiere, possa essere esplicativo di quella che è la presa di coscienza che in questi anni Palermo ha avuto. Certo, due giorni fa però abbiamo sotto i nostri occhi che questo potere carsico non riesce facilmente a deporre le armi. E quindi questo è un fattore indicativo, noi dobbiamo continuare soprattutto sul piano culturale, sulla trasmissione di quelli che possono essere anche da questo punto di vista i messaggi di testimonianza di quel fiume di sangue che ha attraversato Palermo. Se oggi Palermo è cambiata e Palermo sicuramente è cambiata, si deve certamente a chi, come il cardinale Pappalardo, ha saputo indicare da una parte la incompatibilità tra un cammino di fede e la complicità mafiosa, dall'altra parte la bellezza di una città libera dal governo della mafia. Credo che sia questo ciò che resta del cardinale Pappalardo, che ha fatto sentire, in tempi nei quali la Chiesa era fortemente compromessa con la mafia, ha fatto sentire tanti di noi non eretici, non eversivi, ci ha consentito di considerare la Chiesa la nostra casa, anche se qualche uomo di Chiesa era più amico dei mafiosi che di Gesù Cristo. Alla Chiesa di San Mamiliano a Palermo il suggestivo presepe è realizzato con i personaggi realizzati da Angela Tripi. Si ripete sicuramente oramai da tanti anni ed è una tradizione a cui sicuramente non possiamo venir meno. Un presepe importante, un presepe dell'Angela Tripi,
ma importante soprattutto per, non solo per come è stato realizzato, dico perché i Tripi hanno una tradizione molto, molto forte, molto importante, che riguarda anche come dire, una cultura, una capacità di realizzare dei personaggi con una espressione diversa per il tipo di professione e di personaggio che impersonano. Ma importante soprattutto per la cristianità, per il messaggio che questo grande presepe, anche perché come vediamo è un presepe molto grande, 12 metri per 6 circa, e quindi prende molto spazio, ma rappresenta un villaggio di 2000 anni fa, con tutto ciò che poteva starci dentro, quindi anche con la quotidianità, dalla donna che spazza alla mamma che accudisce al proprio bambino, e poi i cammellieri, i giocatori di dadi, l'angelo, quindi l'annunciazione, e poi il tempio, quindi l'alterigia di questi personaggi che, visti da lontano, ma già danno l'idea dell'importanza, no? Del momento. È sicuramente un, come dire, un presepe che tramanda nei secoli un grande messaggio, quindi il messaggio della multiculturalità. Ricordiamo che Gesù era un ebreo, e poi della cristianità vera e propria, il messaggio della pace, il messaggio dello stare insieme, il messaggio di una cultura che si mescola alle altre culture e che diventa sempre un momento di ascolto, un momento di visione di un insieme e di speranza. La capanna è quello che veramente è il simbolo della speranza, è il simbolo del futuro, il simbolo di luce e di una via da percorrere giornalmente. Palermo capitale del regno a Palermo capitale della cultura, una mostra a racconti Borbone e l'archeologia a Palermo, Napoli e Pompei fino al 31 marzo 2019 al Museo Archeologico Salinas di Palermo. Poco più di due secoli fa Palermo visse un anno da capitale del regno. Oggi una mostra racconta una storia che inizia nel 1734, quando Carlo di Borbone libera il regno di Napoli e il regno di Sicilia dalla dominazione austriaca, e si conclude nel 1860 con lo sbarco dei Mille guidati da Giuseppe Garibaldi a Marsala e l'annessione della Sicilia al regno d'Italia, la cui capitale per solo un anno fu proprio Palermo. Quei 12 mesi bastarono però a segnare la città a vita, perché il lascito dei Borbone si trova in ordinamenti e leggi a salvaguardia del patrimonio culturale e in reperti archeologici che giunsero a Palermo su indicazione della casa regnante. Fu proprio in quel periodo, infatti, che grazie alle donazioni di Giuseppe Emanuele Ventimiglia, principe di Belmonte, e dello zio Carlo Cottone, principe di Castelnuovo, nasceva il primo nucleo del Museo di Palermo, annesso alla Regia Università della città e ospitato nella Casa dei Padri Teatini di San Giuseppe. La mostra, curata dalla direttrice Francesca Spatafora, occupa tre saloni al primo piano del Museo Archeologico Salinas e racchiude una vasta selezione di opere e reperti donati all'allora Museo di Palermo dai sovrani Borbone Francesco I e Ferdinando II, oltre a diverse opere provenienti da scavi finanziati dai Reali a Pompei, Ercolano e Torre del Greco, prestate dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dai Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano. L'esposizione è realizzata in collaborazione con l'Assessorato Regionale Beni Culturali, con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Parco Archeologico di Pompei e Coop Culture, sarà aperta alle visite fino al 31 marzo. Abbiamo voluto realizzare una mostra che ricontestualizzasse in un certo senso le nostre opere donate al Museo di Palermo da Francesco I e Ferdinando II, e assieme ad esse abbiamo voluto aggiungere delle opere provenienti dal Museo di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei riferite agli scavi effettuati e avviati sempre dai Borboni sia ad Ercolano che a Pompei. Continuiamo con la tradizione
tradizione, la tradizione del Museo Salinas, un Museo Salinas che si rinnova sull'onda di Manifesta e di Palermo Capitale della Cultura. Soddisfazione per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, collaborare con il Salinas, il ricordo di questa mostra, della presenza dei Borbone tra Napoli e Palermo, e soprattutto arricchire la mostra con dei prestiti d'eccezione che fanno riferimento a capolavori della bronzistica e della scultura. Abate si è svolto un evento dal titolo Riflessioni e messaggi di un medico in pensione con la partecipazione del professore Giuseppe Licata. Villa Abate abbraccia un concittadino illustre, è il professore Licata che tutti conoscono, non solo medico ma professore ordinario di medicina, direttore per tantissimi anni della medicina interna. E poi un grande personaggio, è una grande veramente persona di cultura che tutti i villabatesi conoscono. Forse non tutti, quelli magari della mia generazione, perché il professor Licata, essendo stato sempre impegnato in ambito medico e accademico, magari nel paese non è stato molto presente, però adesso proprio lui ha avuto la volontà di dedicare un pomeriggio con questa conferenza dove parla di medicina e anche del suo essere medico in pensione, quindi ci ha voluto regalare questo pomeriggio a noi villabatesi. Noi amministrazione comunale, grazie anche alla collaborazione di Francesco Palumbo e la BNL, non potevamo non accogliere questo invito, quindi sono pure contento perché i cittadini stanno partecipando e vogliono veramente ascoltare e partecipare a questo pomeriggio alternativo. Come primo cittadino di Villabate ovviamente non posso che essere orgoglioso del professore Licata, col quale sono cresciuto assieme. Il professore Licata, abbiamo trascorso assieme la nostra adolescenza ed è stato sempre un campione. Era colui che nei temi di italiano prendeva sempre 10. Un personaggio veramente studioso, molto studioso, un carattere un pochettino particolare. In che senso particolare? Nel senso che lui si dedicava più allo studio e trascurava, diciamo, quelli che eravamo noi amici, perché voleva sfondare. Ed in effetti ha sfondato, perché come la nostra Giuseppina Tesauro ricordava, ha più di 500 pubblicazioni. Perché il professore universitario ha questa triade di caratteristiche, quella didattica, quella assistenziale e quella scientifica. Cioè dire, il professore universitario assomma in sé l'anima dell'insegnante, l'anima del curante e l'anima del ricercatore scienziato. Poi non tutti diventano scienziati e non tutti diventano bravi curanti e non tutti saranno bravi insegnanti, però questo è quello che lo Stato ci richiede ed è veramente una fatica. Quindi quando molte volte veniamo paragonati ai primari ospedalieri, io diciamo resto perplesso, perché il primario ospedaliero fa solo l'assistenza e la fase l'ha presa bene all'università, quindi si è trovato un professore che lo ha preparato bene. Quindi questo compito così, diciamo, gravoso pretende dal professore universitario non soltanto un impegno oneroso, ma anche un sacrificio di tempo, di ore. È una missione, senza la missione di volere formare i giovani, di volere curare le persone al meglio e di ricercare quelle notizie scientifiche che servono a migliorare l'assistenza, la missione non è completa e non è compiuta. Quindi i professori universitari essi stessi si distinguono l'uno dall'altro. Non siamo tutti gli stessi come tutte le altre persone del mondo. C'è chi è impegnato a fare meglio, c'è chi è impegnato a fare meglio ma non ci riesce. Noi stasera cercheremo di spiegare in maniera semplice come si fa a riuscire. L'uso dell'olio di palma nei prodotti da forno è stata negli ultimi anni fonte di polemica. Ne parliamo con Valentina Schirò, esperta nutrizionista. Negli ultimi anni si è quasi demonizzato l'olio di palma, ma poi alla fine forse non è così.
Sì, infatti è un olio ricco di acidi grassi saturi che di certo non fanno bene, però ovviamente tutto sta nella frequenza, nella quantità che giornalmente viene assunta. Non è casuale la presenza dell'olio di palma nella preparazione dei prodotti da forno confezionati, proprio perché non ha sapore e inodore, inoltre ha lunghi tempi di conservazione, proprio perché si ossida con molta difficoltà. Bisogna ovviamente stare attenti alla frequenza e alla quantità dei prodotti che lo contengono. L'attenzione sull'olio di palma nasce nel 2014 con il cambiamento della normativa che vieta la dicitura generica grassi vegetali e impone di specificare sull'etichetta quale tipo di olio o grasso in generale viene usato per la preparazione dell'alimento. Anche sul disboscamento l'olio di palma ha inciso. L'attenzione infatti sull'olio di palma non nasce solo per la quantità di acidi grassi che esso contiene, ma anche per un problema di disboscamento, perché ovviamente la preparazione necessita ovviamente l'utilizzo di una grande quantità di piante. Piante che realmente però si riproducono con facilità. Questo sì è anche uno dei vantaggi, ecco perché viene abbondantemente utilizzato. L'olio di palma a volte è stato anche sostituito. L'olio di palma è stato sostituito da altri oli, come per esempio l'olio di mais o l'olio di cocco, proponendolo come un vantaggio. In realtà non lo è, proprio perché ad esempio l'olio di cocco contiene un quantitativo di acidi grassi saturi quasi quelli pari al doppio di quelli apportati dall'olio di palma. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione, arrivederci. Thank you.